Buonasera a tutti ragazzi, in questo video vogliamo entrare all'interno del mondo elettrico nella declinazione consegne. È finito appena il primo semestre e attualmente siamo sulla nostra lettura, la nostra Opel Corsa Elettrica, per andare a vedere davvero la corsa del mondo elettrico, come sta andando, come si sta comportando. Davvero le consegne stanno crescendo a un livello fondamentale, importantissimo. I primi 6 mesi stanno andando alla grandissima, sono andate alla grandissima. Speriamo in un aumento ulteriore nel secondo semestre. Cambiamo location, andiamo a vedere davvero i numeri. Cominciamo! Buonasera a tutti ragazzi, oggi siamo qua a parlare di un qualcosa di meraviglioso. Parliamo di consegne elettriche del primo semestre del 2021, con un focus specifico anche per quanto riguarda le consegne di giugno, perché giugno ci ha dato grandissime soddisfazioni sia per quanto riguarda il numero davvero di vetture elettriche consegnate in generale, la percentuale in cui siamo arrivati per quanto riguarda la quota di mercato, e poi andremo a vedere davvero i mezzi più consegnati, i primi 4 per quanto riguarda il mese di giugno e i primi 4 per quanto riguarda l'intero semestre. Vedete che sono numeri estremamente importanti, anche perché poi li rapporterò con quello che era il corrispettivo del 2020. Certo, il 2021 come anche il 2020 sono un anno un po' particolare, perché parliamo di anni come, non voglio ripetermi, lo diranno già anche troppo i telegiornali per problematiche varie, però comunque sia parliamo di un qualcosa di meraviglioso in fortissima crescita. Parliamo del mondo elettrico, parliamo di vetture veramente molto importanti, due delle quali sono anche, diciamo, new entry, e quindi non abbiamo un corrispettivo per l'anno 2020, ma ora vedremo tutto nel, diciamo, nello specifico. Siete pronti? Andiamo! Il 2021 sta diventando davvero un anno fondamentale per la trasposizione in elettrico del mondo, diciamo, veicolare del bel paese. Questo mese di giugno soprattutto è stato un po' il capostipite di questa trasformazione in elettrico, con 7025 vetture, quasi il 5% della quota di mercato, quindi davvero grandissimi numeri. E ora andiamo a vedere nello specifico davvero la classifica. Al quarto posto, ai piedi del podio, troviamo quella della Dacia Spring con 618 veicoli. Davvero la incredibile quello che ha fatto e sta facendo la Dacia Spring, mezzo low cost che sta davvero entrando anche nel nostro paese. Sarò curiosissimo di vedere come si piazzerà nei mesi successivi, perché c'è grandissimo entusiasmo per questa vettura, una grandissima voglia di conoscere, di apprezzare, di entrare in elettrico con la low cost davvero della casa di Renault. Sarò curioso di vedere davvero come si comporterà, soprattutto nel confronto con quella è la terza vettura per quanto riguarda la classifica ufficiale del mese di giugno, con la Renault Twingo. La Renault Twingo la troviamo al terzo posto e sarò, come dicevo, estremamente curioso di vedere come si comporterà la lotta diciamo intestina per quanto riguarda davvero le piccole elettriche della casa di Renault, perché davvero tra le due c'è battaglia, potremmo davvero dire in questa maniera. In questo momento la Renault Twingo parte davvero con un background già più importante, parliamo di mesi in cui la vettura è già in commercio. La Dacia Spring sta arrivando in questo momento, però ho visto sulla Dacia c'è un entusiasmo pazzesco, l'ho visto anche per quanto riguarda il video che abbiamo realizzato nel canale. In uno dove parliamo nello specifico della vettura, in uno facciamo un confronto tra la Renault Twingo e la Dacia Spring, e ho visto c'è tanto interesse, l'ho notato dai numeri delle visualizzazioni. Nel caso siate curiosi di vedere davvero le tue vetture a confronto, metterò qua, o non me lo do se a destra o a sinistra, il linkettino, ma comunque sia alla fine del video avrete modo di premere su quelli che sono i quadratini, o comunque sia all'interno del canale trovate tutti quelli che sono i video specifici. Ora andiamo al secondo posto, dove troviamo una vettura che abbiamo avuto modo di provare la settimana scorsa con grandissimo entusiasmo da parte mia e da parte vostra, perché anche essa ho visto che su YouTube sta avendo importanti numeri, se segno davvero che la vettura sta piacendo tantissimo e sta interessando tantissimo. Vedrete poi una specifica alla conclusione del video in cui parleremo del semestre, che sta andando da paura ragazzi, da paura. Parliamo di quella, è la Fiat 500 elettrica, un mezzo, come dicevamo, estremamente importante, che viene venduto in 3 declinazioni: berlina, 3+1 e cabrio. Noi abbiamo avuto la vera fortuna di provare la cabrio grazie al gruppo Brandini, un mezzo davvero, io per i cabrio ci sono particolarmente emozionato, e su questa vettura davvero potete trovare le emozioni pure di guidare un mezzo che è veramente importante, italico,
sotto tantissimi punti di vista, parliamo della 500, un mezzo iconico del bel paese, e poi davvero è veramente fatta bene, ragazzi, tanta tanta roba, andate a provarla se vi capita l'occasione. Comunque sia, il video della settimana scorsa, metterò anche qui in questo caso il linkettino per andare a vederla, andate comunque sia a provarla perché è un mezzo strepitoso, strepitoso. In prima posizione per quanto riguarda il mese di giugno, parliamo di un mezzo che sta veramente stupendo tutti, me compreso, che parliamo di un gruppo premium, parliamo di una vettura premium, parliamo di Tesla Model 3, la vettura di Elon Musk, che sta davvero facendo numeri fondamentali, importantissimi, cosa magari insperata, perché davvero, ragazzi, non parliamo di una Dacia Spring per quanto riguarda il range di prezzo, ma molto più alte, e quindi davvero sta facendo numeri da capogiro, e la capisco bene perché è un mezzo importante sotto tantissimi punti di vista. Abbiamo quelli che sono i supercharger, abbiamo un'efficienza clamorosa per quanto riguarda davvero le percorrenze chilometriche, come autonomia e come consumo specifico della vettura, e quindi capisco benissimo che sta andando davvero da paura. La Tesla Model 3 sta avendo, come dicevamo, un grandissimo successo, e abbiamo come consegne nel mese 955 vetture, quindi tanta tanta roba, quindi pazzeschi davvero. Ora andiamo a vedere quanto riguarda la specifica dei primi 6 mesi dell'anno, perché stiamo facendo un numeri clamorosi, un boom davvero importantissimo per quanto riguarda il mondo a zero emissioni, perché ora andiamo a vedere nello specifico quanto è davvero, quante sono le consegne nell'intero semestre quanto riguarda la percentuale. Ma ragazzi, tantissimo, davvero tantissimo. In quarta posizione troviamo la vettura che avevamo lasciato poc'anzi, la Tesla Model 3, che ha consegnato ben 3.115 vetture, erano 1.117 nel 2021, quindi un grandissimo lavoro da parte della casa di Elon Musk. Al terzo posto troviamo la Renault Twingo con ben 3.126 vetture, è una new entry, quindi non abbiamo un confronto con il 2021. Al secondo posto troviamo la Smart 42. La Smart davvero, ragazzi, sta avendo un successo strepitoso nel bel paese, sta facendo numeri fondamentali, importantissimi. La troviamo sempre tra il primo, secondo, terzo posto nei vari anni precedenti a quello attuale, quindi sta facendo davvero numeri grandissimi, sia per quanto riguarda davvero lo sharing che l'acquisto, perché è un mezzo piccolo e quindi per la città è veramente importantissimo. Ho avuto modo di parlare anche con i responsabili del marketing del gruppo Brandini, ma non solo, e in tantissime persone nel mondo cittadino prediligono un mezzo come Smart perché davvero riescono a parcheggiarlo ovunque, li capisco benissimo, è un mezzo davvero fondamentale per il movimento elettrico, e naturalmente la troviamo in numeri davvero importanti. La troviamo con ben 3.580 vetture consegnate, davvero un bel progresso rispetto ai 1.195 che avevamo nel 2020. Come comunque sia, anche l'anno scorso conservava quello, era il secondo posto, quindi comunque sia si sta comportando estremamente bene. In prima posizione, ne parlavamo anche nel video specifico della 500 elettrica, in cui l'avevamo in prima posizione anche nel mese di maggio, ragazzi, sta facendo dei numeri clamorosi. Quella è la 500 elettrica, la troviamo in prima posizione per quanto riguarda il semestre, ma con numeri davvero prima, ma per distacco, perché davvero numeri clamorosi. La troviamo prima con ben 5.107 vetture consegnate, quindi numeri clamorosi. Vi voglio dire solo che nell'anno passato le vetture consegnate in elettrico erano 9.947. Ragazzi, quest'anno Fiat 500 elettrica ha fatto oltre 5.000 consegne, quindi praticamente se uno dovesse guardarla con i numeri dell'anno passato ha fatto più del 50% solo la Fiat, quindi tanto 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 tanto. Ora vi faccio vedere anche quelle, la trasposizione con l'anno precedente rispetto all'anno attuale, quindi vedrete che i numeri sono davvero aumentati a dismisura. L'anno scorso, come dicevamo, avevamo 9.949 vetture e quest'anno abbiamo 30.384, quindi davvero incredibile. Per quanto riguarda l'anno 2021 abbiamo il 3,4% delle quote di mercato, nel primo semestre erano l'1,7% per quanto riguarda l'anno scorso, quindi ragazzi tanta tanta roba. Vi dico anche le quote di mercato perché magari potreste pensare, cavolo, l'anno scorso c'era il lockdown, c'erano problematiche magari più importanti rispetto a quelle di quest'anno, comunque sia non sono passate, ma sono ad un livello decisamente inferiore. Però la quota di mercato è specifica e ci fa capire bene dove siamo attualmente rispetto a quello del parco vetture consegnato nel bel paese, perché
In vero i numeri sono in calo, pre-pandemia per capirsi, però come riguarda le vetture tradizionali dovrebbe riguardare anche le vetture a zero emissioni. E qui davvero troviamo un aumento clamoroso, abbiamo visto da 10.000 a 30.000, come abbiamo visto dall'1,7 al 3,4% di quote di mercato, quindi clamoroso. Sono veramente contentissimo di parlare con voi di questi numeri perché mi stanno piacendo da paura, mi piace davvero. Quando riesco ad andare, quando vado al lavoro e vedo vetture elettriche che mi vengono incontro, le incontro per strada, mi dà veramente un grandissimo piacere. Come mi dà un grandissimo piacere trovare le vetture dei turisti che diciamo incontro per strada, lo conosco naturalmente dalla targa straniera, che sono qui a zero emissioni. Mi è capitato, come dicevo nel video sulla 500 elettrica, di trovare una 500 elettrica con una coppia giovane di tedeschi, naturalmente grazie alla targa, l'ho visto. Ieri, mentre ho fatto il videettino sulla pagina YouTube e di Instagram che andavo alla Peugeot Electric Experience, ho avuto modo di vedere sempre tedeschi una coppia con la ID3 Volkswagen, quindi a maggior ragione mi dà veramente una grandissima soddisfazione. Io ne approfitto davvero per parlare a tutti coloro che hanno un bed and breakfast, un agriturismo, un ristorante. Ragazzi, cerchiamo davvero di darci una mano tra tutti perché poi fa parte davvero del turismo, cioè diamo la possibilità ai nostri clienti, ai vostri clienti di portare la propria vettura elettrica, di farvi scegliere perché avete questa particolarità. Quindi ragazzi, davvero cerchiamo di darci una mano tutti perché poi fa parte del turismo e quindi ci veniamo incontro ma dandoci una mano. E nei prossimi video, ragazzi, avremo modo di provare una vettura estremamente cittadina, credo che sarà sabato prossimo, però non ne sono sicuro. Andremo a Livorno, ancora dobbiamo un pochino progettare la situazione per provare una vettura estremamente cittadina, non è neanche segnata come autovettura ma come quadriciclo. Molti di voi me l'hanno chiesta quando abbiamo parlato della Citroen Ami e quindi lo farò veramente estremamente volentieri, almeno potrete fare anche un confronto tra le due vetture. Ragazzi, genitori anche perché vedo che la pagina YouTube è vista da persone che hanno qualche anno in più rispetto al sottoscritto. Voi magari avete figli, avete bisogno, la necessità di acquistare una mezza quattro ruote per i vostri figli. Ma siete davvero sicuri di acquistare un mezzo termico? Queste specie di tagliaerbe smarmitate fanno un grandissimo casino e che costano dai 12.000 euro in su. No, non so ragazzi. Poi non so se avete voi l'albero dei quattrini come dei soldi come avevano a Pinocchio, però ragazzi io ci farei veramente un grandissimo pensiero sull'andare a zero emissioni con la Citroen Ami e con il mezzo che poi vedrete sulla pagina Facebook e Instagram in anteprima. E poi parlavamo nel gruppo Brandini, avranno, credo che riusciremo a farlo prima dell'estate, una guida anche di un mezzo clamoroso, non vi voglio dire di più perché sono veramente eccitato insomma, di darvi già questo là e spero davvero che potremo farlo già prima di quello che è il periodo estivo in cui andremo a fare, come vi dicevo, un viaggio molto importante, oltre 4.400 km all'interno di quello del vecchio continente. Siamo in fase, diciamo, conclusiva per il Green Pass e poi saremo prontissimi a partire. Appena potrò farò anche un videottino per come consigliarvi di comportarvi davvero per realizzare un percorso del genere, un'avanza del genere con la vostra vettura a zero emissioni, cercando di trovare davvero quelle che sono le location più giuste che offrono un servizio, come dicevo, diciamo green friendly, potremmo dire, amici delle vetture elettriche. Anche perché io con l'inglese ci sono fino a un certo punto, quindi è meglio utilizzare termini più appropriati per l'utilizzo del sottoscritto. Io ragazzi spero di avervi dato il giusto, diciamo, i giusti consigli, il giusto là verso il mondo a zero emissioni con le consegne clamorose del primo semestre. Poi davvero, davvero sono curiosissimo di vedere la Dacia Spring come si comporterà nel bel paese. Sta cominciando ad arrivare ora, quindi è fondamentale per lei, diciamo, assestare il proprio, diciamo, le proprie possibilità di consegna. Ho visto su internet un entusiasmo clamoroso. Anche molti di voi mi hanno scritto per quanto riguarda la Dacia Spring sui vari video che ho realizzato.
davvero c'è un entusiasmo importante. Sono veramente contento di questo, speriamo che possa avere numeri importanti. Intanto sono veramente contento che un mezzo italico al 100% come la 500 prodotta addirittura a Torino possa avere un entusiasmo tale da renderla la primissima vettura nei primi 6 mesi dell'anno, oltre 5.000 consegne, e vedere anche il video che ho realizzato e che spero di aver fatto un bel lavoro sia piaciuto ai più. Io ragazzi davvero vi saluto, vi ringrazio. Un bacione a tutti, sempre Forza Elettrico, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo sempre qui su Marco Elettrico a parlare di vetture elettriche, soluzioni per l'energia e di esperienze personali con il mondo a zero emissioni. Un bacione ancora e alla prossima, ciao!